Ben ritrovati, oggi siamo qui con Floredana Arnaud, presidente del club per l'UNESCO di Foggia dal 2008, ma soprattutto reduce freschissima per il successo dell'evento, del grandissimo evento organizzato grazie al gruppo Salatto in collaborazione con il club UNESCO di Foggia e con l'assessorato alla cultura del comune di Foggia. Il concerto, unica data di Giovanni Allevi, che ci ha onorato con la sua musica e che è stato di recente anche ieri in una scuola, in un liceo classico, per raccontarsi agli alunni e alle alunne del liceo classico di Foggia. Ben ritrovata. Grazie a voi per l'invito e per l'opportunità che ci date di raccontare ciò che facciamo in questa città. Sì, sono stati 2 giorni, veramente sono stati 2 mesi di lavoro intenso, però come ho avuto modo di dire l'altro ieri in teatro è stato un bellissimo lavoro di squadra, perché quando c'è un lavoro di squadra si vince e abbiamo vinto in questa città, perché insomma dopo 2 o 3 giorni c'è stato veramente il sold out. La cosa bellissima che hanno partecipato in teatro c'erano persone di tutte le età, quindi anche moltissimi giovani, e questo mi ha fatto molto piacere. È stato un lavoro di squadra perché insomma noi come associazione abbiamo da più di un anno questo progetto per l'infanzia e abbiamo cominciato l'anno scorso nel mese di gennaio con la vendita a 5 euro del calendario dei diritti del bambino. Quindi abbiamo fatto la carta dei diritti, abbiamo spiegato in aula presso la scuola media Foscolo Gabelli, abbiamo avuto una collaborazione con loro, abbiamo fatto proprio formazione in aula e abbiamo spiegato qual è la carta dei diritti. Quindi i bambini poi di tante classi, sia di scuole medie che di scuole elementari, hanno partecipato a un concorso. Chi ha scritto delle poesie, chi ha scritto dei racconti, chi ha fatto dei disegni. Poi c'è stata una selezione di tutte queste opere e queste opere dei bambini hanno fatto proprio parte del calendario, quindi il calendario era fatto proprio dai bambini, è stato venduto, poi il ricavato insieme poi a altre sponsorizzazioni abbiamo creato questo fondo che diciamo abbiamo terminato in questi giorni. Noi come associazione abbiamo lanciato l'idea. Devo ringraziare il gruppo Salatto, in particolare il dottor Potito Salatto, che ha sposato immediatamente questa causa. Prima di lui l'ha sposata Giovanni Allevi, perché è venuto qui unica data per 2 giorni, veramente miracolosamente, perché domani mattina parte per Bruxelles, poi avrà, credo, Berlino, insomma girerà veramente tutto il mondo. E quindi c'è stato l'artista che ha accettato ben volentieri per questo progetto del Club UNESCO, poi c'è stato l'ente pubblico, quindi il comune che ci ha dato, insomma, ci ha dato veramente una mano, oltre ovviamente all'utilizzo del teatro, e poi dopo la scuola, il mondo della scuola, quindi veramente oggi c'erano ieri erano presenti al liceo Lanza, sia la dottoressa Cammalleri, che è la direttrice regionale dell'istituto scolastico, ora prima si chiamavano provveditori, ora hanno cambiato, e c'era Maria Episcopo, insomma, e tantissime scuole presenti, soprattutto alunni che hanno classi ad indirizzo musicale. D'altronde il merito di Allevi assoluto è di avvicinare con un certo agio e dimestichezza i giovani alla musica classica. C'è tutta una polemica che riguarda il punto di vista e le scuole di pensiero varie sulla musica classica, su quella moderna, su quello che Allevi è o su quello che non è o che è capace di trasmettere o di comunicare ai giovani con la musica, ma è indubbio che la sua musica attragga moltissimo i giovani. Attrae tantissimo e ieri devo dire lui ha suonato a scuola, ma ha anche tanto parlato, e devo dire che lui è bello quando suona, nel senso bello perché crea tante emozioni, ed è bello anche quando parla. Lui, oltre a essere laureato in pianoforte, è diplomato anche in Filosofia, laureato in composizione, filosofia, dice. quindi lui ha detto ho studiato 10 anni pianoforte, 10 anni composizione, quindi 20 anni di musica, studiava 11 ore al giorno.
Poi si è laureato anche in filosofia, infatti lui cita spesso i filosofi quando parla Hegel e Kant sono i suoi e idoli. i suoi idoli. E quando i ragazzi gli hanno chiesto: ma lei crede che lo studio della musica classica è importante? Lui ha risposto assolutamente sì, perché ci deve essere la base classica. Dice: io sono un frutto di questo. Poi dopo che i cattedratici ovviamente no, dicono di me, mi criticano, devono comunque rassegnarsi al fatto che io sono uscito da un conservatorio. Ma parliamo del trionfo concreto di questo progetto che ha riguardato Allievi e che l'ho avuto come protagonista. Con la raccolta dei fondi, che cosa riuscirete a realizzare? Eh sì, riusciremo a realizzare, diciamo che un'autorizzazione che abbiamo ricevuto pochi giorni fa, perché l'attendevamo da parecchi mesi, riusciremo a realizzare un'aula ascolto dei minori vittime di violenza presso la Questura di Foggia. Che necessita di tutta una serie di requisiti materiali Eh importanti? sì, materiali importanti sia per quanto riguarda gli arredi, sia per quanto riguarda proprio l'attrezzatura tecnologica, quindi parliamo di computer, telecamere, eccetera. Non è stato possibile realizzarlo fino ad ora proprio per questo, Per perché. mancanza di fondi, ahimè, e quindi è una cosa estremamente necessaria. E noi siamo ben lieti, ci sono in Italia pochi casi del genere, però le devo dire che mi sono documentata, sono stati tutti donati da associazioni, quindi la maggior parte di queste aule ascolto sono state frutto di raccolta fondi, insomma, come la Da nostra. quando potrà essere operativa e Allora, funzionante? questo non lo sappiamo perché ovviamente abbiamo a che fare con autorizzazioni ministeriali, insomma parliamo della questura, quindi da domani ci metteremo proprio in movimento e vedremo insieme al questore, insieme al dirigente dell'ufficio minori che è il dottor Caricato e poi anche il sostituto commissario che era presente anche in teatro l'altro ieri, la dottoressa Desario, quindi con loro organizzeremo un gruppo di lavoro e ci Responsabile daranno dell'ufficio dell'ufficio minori. minori, ci daranno indicazioni su come procedere. Ovviamente saranno loro a dirci cosa fare, noi insomma mettiamo a disposizione il nostro fondo, poi tutto ciò che serve tecnicamente ce lo diranno loro. L'UNESCO è un'organizzazione enorme, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Nasce nel 1945, la sede centrale è a Parigi. Parigi, sì. Però vorremmo tanto sapere che cosa accade nella sede non centrale ma decentrata di Foggia, come funziona la regione Puglia, come risponde a tutti i stimoli di un'organizzazione così forte, di un valore storico e culturale enorme. Allora, la sede centrale, l'UNESCO è solo quella di Parigi, quindi molte volte dicono l'UNESCO di Foggia, no, magari, cioè l'UNESCO è solo a Parigi. Noi siamo divise in federazioni, c'è la Federazione Mondiale, 195 stati Stati membri. membri, la Federazione Mondiale, la Federazione Europea e la Federazione Italiana, che si chiama FICLU, che è la Federazione Italiana Centri e Club per l'UNESCO. La nostra presidente nazionale, che è la professoressa Maria Paola Azzario, che è stata qui nel mese di ottobre, in occasione del meeting sulla dieta mediterranea che abbiamo fatto, la kermesse di 3 giorni, è anche vicepresidente europea. Quindi abbiamo, diciamo, diretti contatti proprio con tutti i progetti europei. Io amo sempre dire che noi siamo le braccia, le gambe, gli occhi, le orecchie, no? Sul territorio dell'UNESCO. Quindi noi portiamo sul territorio, cerchiamo di divulgare i valori dell'UNESCO, che sono quelli della cultura. L'UNESCO è stato creato dalle Nazioni Unite per la pace nel mondo. Dice: ma come? Come mai? Io amo sempre dirlo ai ragazzi, soprattutto quando vado nelle scuole. Attraverso l'amore per la cultura. Quindi le Nazioni Unite hanno pensato che creando l'UNESCO e quindi una diffusione maggiore della cultura, la cultura possa rendere gli animi degli uomini più gentili e quindi meno inclini a fare la guerra. Una delle missioni dell'UNESCO, infatti, è quella di mantenere una lista di patrimoni dell'umanità. In più, dal 2004 c'è un progetto di promozione del network delle città creative. Sono inserite Bologna, Fabriano, Torino, Parma e Roma. E perché non cominciare a promuovere anche Foggia come città creativa? A proposito di gentilezza, che spesso e volentieri
Necessita. Sì, l'UNESCO è veramente anche un altro progetto ed è quello che io avevo in mente, quindi lei adesso mi fa una domanda, io dovrei svelare dei miei Solo desideri, qualcosina. dei miei desideri, non nel senso che l'UNESCO ha anche i riconoscimenti delle città della musica, ad Teleblu porta fortuna, eh? esempio, sì, Se lo dice qui, si poi avete i realizzerà. colori nostri dell'UNESCO, l'azzurro vedo, e quindi ha anche il progetto Città della Musica. E quindi il mio desiderio era quello, insomma, con Umberto Giordano, noi abbiamo Mascagni nel nostro territorio, abbiamo anche tanti altri musicisti poco conosciuti ma molto importanti. E quindi io, il mio prossimo progetto era questo, di candidare Foggia come città della musica. Ci proviamo anche come città creativa, insomma, però una cosa alla A volta. proposito di gentilezza con la musica e con la creatività, ci siamo comunque. I gruppi regionali, esiste un comitato giovani ufficialmente costituito dalla Commissione Nazionale Italiana per Sì. l'UNESCO. Quali sono i mezzi per tirare su giovanissime leve che siano sensibilizzate a questo tema, sempre della nostra terra? Loro sono stati selezionati, hanno fatto delle selezioni severissime e quindi da 1 anno e mezzo, 2 anni esiste questo gruppo UNESCO che è delegato questo direttamente proprio dall'UNESCO di Parigi e sono direttamente collegati con la CNI, che è la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Come Si si parla fa? di task force interregionali, sono Sì, delle squadre armate sono del, contro, anzi a scusa, a favore della cultura, no? favore della cultura, è molto importante questo. Noi li abbiamo avuti ospiti nel mese di aprile scorso a Roma. Sono dei ragazzi incredibili, sono ragazzi universitari o neolaureati e devo dire che le selezioni che hanno fatto sono state veramente mirate perché sono tutti ragazzi molto armati, soprattutto di quello che serve, della passione. Perché insomma senza la passione non si va da nessuna parte, dico io, uno ci deve credere in una cosa, perché se no non è credibile a sua volta. Lei è dal 2008 presidente del club UNESCO per Foggia. Che Sì. cosa sente, che cosa percepisce questa terra, che cosa offre di risorse umane, ma nel senso stretto della parola, risorse dal punto di vista dell'umanità? Lei vi parlava dell'umanità dispersa di cui si sente orgogliosamente fiero. Che umanità siamo noi qui nel nord della Puglia? Siamo una bella umanità, a volte però viene contrastata, non sempre è facile in questa terra fare delle cose belle, però basta scegliere il gruppo giusto, basta scegliere le persone giuste, come per esempio in questo progetto, Ma perché no? dice che siamo antropologicamente pessimisti o cosa? Sì, cerchiamo sempre. Il pelo nell'uovo, insomma, come dire, qualcosa che deve essere criticata, qualcosa che non va. E Io quindi è come ricordo, se si ricominciasse sempre da capo, si perché di ricominciasse sempre da cose grandi e capo. belle se ne fanno anche parecchie, però ci si dimentica Ci subito. si dimentica subito. Invece, io ricordo sempre la figlia di Aldo Moro, venne anni fa, presentò un libro su suo padre e lo presentammo all'Istituto Pascal. E lei disse tante cose bellissime, del papà. E quando a un certo punto, parlava di un universitario che si lamentava, con il padre, perché ricordiamo, Aldo Moro era anche professore universitario a Bari, e lui disse: sì, ho capito tutti i lamenti di questo, della politica, della cosa, ma io ti faccio una domanda. Tu che fai per cambiare le cose? Allora io quando, lo dico sempre, l'ho preso proprio ad esempio come mio motto, quando qualcuno si lamenta, dico va bene, d'accordo, può essere anche giusto quello che dici, però tu che fai? Ecco, questa è una domanda che dovremmo farci tutti. Io che faccio per questa comunità, per migliorarla? O mi siedo, è troppo facile siedersi, sedersi e criticare, quindi lo possiamo fare tutti. Invece il difficile è metterci la faccia, metterci la passione, metterci Mettersi in discussione in o metterci la faccia. discussione e quindi farsi anche criticare, vabbè, ma non importa. L'essenziale è che si abbia la coscienza a posto di aver fatto degli ottimi progetti come sono stati fatti in questi anni. Io ho fatto dei progetti meravigliosi di cui vado veramente fiera e ringrazio i cittadini di Foggia poi che mi hanno seguito, mi hanno aiutato, il mio direttivo, ricordiamo il pianoforte di Umberto Giordano, insomma, per esempio, che è ritornato allo splendore grazie al Club UNESCO e alla raccolta che ha fatto. Joseph Beuys, che è un artista tedesco, disse, venendo a visitare questa terra, che la gente di Foggia è roba buona.
E ce lo conferma Floridana Arnò. Io glielo confermo, sa cosa dico sempre? Dico che noi abbiamo tutto, abbiamo la bellezza della natura, no? Soprattutto in terra di Capitanata, abbiamo l'agroalimentare, abbiamo la cultura, tanta cultura, anche archeologia, il paesaggio, abbiamo tutto, abbiamo anche delle belle menti, dei ragazzi, delle belle menti. Quindi perché abbatterci prima di fare qualcosa? Tanto più che sarà arrivata l'ora di ricordarcelo e di rendercene conto, e che perché no anche di urlarlo agli altri, perché certamente Infatti, possiamo andarne fieri, no? secondo me ci vuole più consapevolezza. Siamo poco consapevoli di ciò che sappiamo fare, di ciò che abbiamo. Dovremmo avere più consapevolezza di questo. Noi ringraziamo Floridana Arnò per essere stata con noi, presidente del Club UNESCO di Foggia, reduce dal successo dell'evento culturale di grande portata realizzato dal Teatro Giordano grazie al gruppo Salatto e all'assessorato alla cultura che ha ospitato questo evento. Ci auguriamo soprattutto che sia tra quelli che non verranno dimenticati subito, anzi, grande onore No, anche non per il credo, non futuro. credo. Penso che ieri abbia dato veramente un'impronta al Liceo Lanza, ringrazio il dirigente, perché veramente i ragazzi erano estasiati, davvero. Quindi Allora, mille di questi progetti per l'immediato futuro. Molte sì, grazie. senz'altro, grazie a voi per averci invitato, grazie.